purtroppo a sinistra c'è questa grande tradizione, diciamo, tutti che vogliono parlare, discutere, dibattere, tutti che vogliono avere delle idee, ma dico se le idee non ce le ho io, francamente, perché dovreste averle voi? Poi tutti adesso che chiedono l'autocritica, tutte le volte che appariamo in pubblico, ma l'abbiamo fatta l'autocritica, basta! L'abbiamo fatta, quante volte dobbiamo tornare sul passato? L'abbiamo detto, forse sono stati commessi alcuni errori, basta, l'abbiamo detto, basta. Bisogna andare avanti, bisogna dimenticare il passato, altrimenti poi come facciamo? Scusate, a rifare le stesse identiche cose quando torniamo al governo, se state sempre lì a sottolineare gli errori passati? Non si può, basta. E perché non avete fatto la legge sul conflitto di interessi dopo 5 anni che siete stati al governo? Ma io, scusate, sul conflitto di interessi, sono stato l'unico che ha fatto un discorso politicamente ineccepibile. Io sono stato l'unico che è andato da Silvio Berlusconi e gli ha detto: Silvio Berlusconi, il conflitto di interessi è tuo? Risolvitelo da te! Francamente, geniale, diciamo. E invece tutti quanti che continuano a criticare, o poi ormai Massimo D'Alema, diciamo, è diventato un capro espiatorio, mi accusano di qualsiasi cosa, ormai addirittura di cinismo vengo accusato continuamente, quando notoriamente io non sono cinico, francamente, basterebbe chiedere a uno qualsiasi dei miei 2 amici, francamente non sono cinico, ve lo assicuro, non so come altro spiegarlo, diciamo, lo vedo anch'io, vi assicuro che ci sono tante cose che non vanno nel mondo, la fame, le guerre, la scuola, i giovani, lo vedo, francamente. A scuola, a salute, a sanità, francamente, basta, lo vedo. E vi assicuro che capita anche a me di pensare, forse bisognerebbe fare qualcosa. Ci penso, ve lo assicuro. Naturalmente non ci penso come vorrebbe qualcuno mentre sto facendo politica, diciamo, perché mentre sto facendo politica evidentemente sono già occupato. Ma quando sono in barca a vela, per esempio, ci penso, spesso. Quando sono al timone, soprattutto, e c'è un po' di venticello, ci penso anche in prima persona. Forse potrei fare qualcosa. A volte ci penso anche con un braccio solo. Forse potrei fare qualcosa. Ma indubbiamente dopo la caduta del muro di Berlino molti si sono chiesti a che cosa, diciamo, può servire la sinistra. Se lo sono chiesti, diciamo, se lo sono chiesti a che cosa, a che cosa può servire la sinistra? La gente se lo chiede, diciamo, inutile nascondere, se lo chiedono a che cosa può servire la sinistra, molto semplicemente, è che noi ce lo siamo chiesti, a che cosa, diciamo, può servire la sinistra, ce lo siamo chiesti, ce lo siamo chiesti. E dopo una lunga e lacerante riflessione ci siamo risposti che indubbiamente la sinistra ha ancora un grande e importante ruolo da giocare nella società contemporanea, che consiste nel mettere a disposizione, diciamo, questa sua grande capacità di organizzare le masse, diciamo, di controllarle, per poter diventare, diciamo, una grande forza di polizia da offrire al mercato e alla Confindustria, che credo che non sia poco di questi tempi, credetemi. Vi assicuro che non è poco.